Allora, ci troviamo a Villa Ravus, siamo con Tyrion, o Therion, insomma, fate voi. Dobbiamo aiutarlo a fare il colpo, praticamente. Siamo diventati dei ladri. No, vabbè, nell'episodio scorso l'abbiamo, diciamo, conosciuto, l'abbiamo incontrato, abbiamo visto la sua storia, cioè che è sempre stato un ladro. E quando finì in prigione, diciamo che legò con un tipo di nome Darius, mi pare, e divennero amici, anche se ora non si sa che fine abbia fatto questo Darius. E ora Therion si trova qui siamo a Granmasso, se non sbaglio. Sì, regioni di montagna, sì, Granmasso, esatto. Perché la nobiltà di questa cittadina pare abbia un bel tesoro nascosto e siamo qua per rubarlo praticamente. Allora, proviamo ad andare di qua. Andiamo sopra. Ok. Allora. Dunque, ecco, lui è diverso. A vuoto. Allora, io direi che attacco lui. Perfetto. Lui non era debole né alla spada, e infatti né alla lancia. Vogliamo forse. No, spada, coltello. Ma mi pare neanche al coltello ci provo, ma. E infatti, no. Boh. Vabbè. Allora. Usiamo la spada. Vediamo, attacchiamo lui, dai. Facciamo un po' di danno. Ok. Poi attacchiamo lui. Ok. E poi attacchiamo lui. Sempre lui. Ok, così è rimasto solo quello nuovo. Ma mi pare neanche da lancia. Infatti, no. Magari è vulnerabile solo alla magia, non saprei. Però mi sembrava brutto sprecare della magia così, dei punti azione, però. Ah, qua siamo, è chiuso, ok. Ah, qui abbiamo, siamo andati solo per il baule, praticamente. Sì, ma raccattiamo tutto. Ah, lui, anche lui è nuovo? Questo. Fatto di Ravus 3, forse perché ha la lancia. Può darsi. Vediamo. No, la spada no. Coltello. Sì, ok, debole al coltello. Cos'è? Mi ha avvelenato? No. Mi ha terrorizzato. Boh. Attacchiamo questo. Attacchiamo l'ascia. No. Proviamo. Attacchiamo sempre lui, oh, così lo dominiamo, gli facciamo saltare il turno praticamente. Ora! No, è resistente. Potenza. Ah, forse ci ha diminuito la potenza d'attacco. Può darsi. Con, boh, cos'è il terrore? Non saprei. Usiamo allora, dai, risolutezza, va. Ok. A vuoto. Allora, attacchiamo lui. Attacchiamo con la spada. Ah, non ci fa guadagnare potenza. Infatti siamo ancora a uno. Allora, beh, no, non possiamo neanche usarla. Ah, capito. Hai capito. Va sempre a vuoto, facciamolo fuori, va, ecco. Aspetta. Adesso. Ok. Resisti, eh. Porca, quanta vita ha? Proviamo la lancia. Non è debole alla lancia. これで終わりか。
Ok, Therion. Livello 5, perfetto. Allora, andiamo su di qua. Bene, riprendiamo. Eh sì, adesso magari qualche scontro ve lo salto, va. Mentre continuiamo a esplorare. No, qua non c'è niente, strano. Qua la sala da pranzo. Non c'è nulla. Ma dai, non vedo bauli. Ok, allora proseguiamo. Aspetta, prima di andare di là, fatemi vedere bene qua. 800. Vediamo. Villa Ravus. Ok. Allora, qua c'è qualcosa. No, qui niente. Ecco qua un baule. Dicevamo, allora lì c'è un baule completo del vento. Ah, bene. Un nuovo equipaggiamento. Vediamo. Completo oscuro a Olberic. Veste di pelliccia. Abito da danza tradizionale. Vediamo lui. Completo del vento. Più difesa, velocità, difesa elementare. Vediamo un attimo. Anche con lui andrebbe bene. No, ma la mettiamo, dai, la mettiamo a Therion, che comunque è l'ultimo che si è aggiunto. Ok. Qui non ho nessun accessorio, no. Perfetto. Andiamo su. Ok, allora. Prendiamo le scale. Qui c'è qualcosa. Dove sono? Ah, ok. Qua c'è qualcosa, mi sembra di no. C'è un baule. Mettere curativo. Qui si scende. Allora io però andrei prima in basso, dai, anziché andare di lì. Voglio vedere se c'è qualcosa. Appunto. Ah, c'è un salvataggio. Se bisogna di qualcosa, chiedi senza esitare. Abbiamo un venditore. Nettare curativo. No, 26. Vediamo un po'. No, ma va bene così. No. Ma palla dei cinci posso venire. Anticipo questo sono. Ah no, vero, vero, avevo detto che forse volevo tenerla. Dice una modesta somma in caso di vendita, quindi magari posso anche non venderla, però due, cioè sai che somma. Ecco, le brocchiere però sì, queste le vendo, perché sono le robe basi e... Ok, anche il pugnale. Ok, va bene. No, non so se andare sopra o sotto, francamente. Che se metto nel salvataggio qua è probabile che il sopra sia la zona opzionale. Allora andiamo un attimo sopra. Ok, vediamo. Ok, fammi vedere. Cioè, infatti, vedi che c'è un baule. Noce rinvigorente, va bene. Ok, allora, aspetta. Fammi vedere un attimo. Abilità curative. No. Oggetti, inventario. Dunque, lui ha, perché è appena salito di livello al massimo. Curiamo lei. Ma sì, ricuriamo tutti, dai. Ok. Così, salvo. Non so se mi aspetta lo scontro con qualcuno. Un boss o qualcuno. Ok, vediamo. Sarebbe questo, quindi il magnifico tesoro di cui tutti parlano? Quella sfera di cristallo? Ma così, senza difese? Non vedo cos'abbia di speciale questa gemma. Perché dovrebbe valere una fortuna? Il gioiello davanti a te vale più di quanto immagini. Chi è?
E la tua incompetenza mi lascia esterrefatto. E tu chi diavolo saresti? Non accade spesso che qualcuno riesca a sorprendermi. Dovrei essere io a porti questa domanda. Dopotutto, nessuno era mai giunto nel cuore della magione. Non otterrai risposte con le lusinghe. Il mio era un genuino complimento, in realtà. Devo congratularmi con te. Nessun lado si era mai spinto fin qui. Da come ne parli, sembra che tu non aspettassi altro. Esatto, abbiamo rafforzato la sicurezza proprio per questo motivo. Sapevamo che nessun ladro degno di questo nome sarebbe sottratto alla sfida. Va avanti. Abbiamo persino chiesto la collaborazione dell'host della taverna. Il suo compito è trovare ladri promettenti e mettere in giro voci su questo maniero. In altre parole, ingannate i ladri e li spingete a depredare il vostro palazzo. Sì, ma perché? Metterli alla prova? Preferisco pensare che facciamo appello alla loro più intima natura. Il magnifico tesoro di Villa Ravus protetto da un vero e proprio esercito. Qual ladro potrebbe tirarsi indietro davanti a tanta gloria e ricchezza? Nutrivamo enormi speranze, eppure i prescelti ci hanno sempre deluso. Ma oggi finalmente qualcuno si è dimostrato degno. Avrei dovuto capirlo. Ma non l'hai fatto, io non posso essere. Non posso che essere lieto della tua scarsa sagacia. Beh, chi poteva immaginare? Qual è il tuo vero scopo? Non ho motivo di spiegartelo, non ci dà nemmeno una spiegazione. Permettimi di presentarmi, il mio nome è Heathcote. Sono un maggiordomo al servizio del casato di Ravus. Quindi mi sarei lasciato sorprendere da un comune maggiordomo? La tua identità non ha importanza comunque, perché adesso sarò fuori da qui. Con permesso, sì, figurati. Mi dispiace deluderti, ma temo che dovrai restare. Maggiordomo, vai. Ok. Allora, non so se evoca anche lui, magari le guardie. Però vai, fa niente, andiamo per ordine di turno. Non è debole alla spada, beh, ovviamente. Coltello sì, però. Vediamo. No, andiamo su di lui, ok. No, coltello lui no.
Ok. Sempre su di... Ah, l'abbiamo avvelenata, tra l'altro. Ok, vediamo... No, lascia... Ok, di qua. Potenzia la difesa. Mettiamo lui. Ok, che è debole alla spada. Doppio attacco. 60 di vita, gli abbiamo tolto. Anche l'altro potenzia la difesa. No, lascia nulla. Allora attacchiamo lui. È sempre indebolito. Ok, adesso allora forse è il momento. Così. Oh, finalmente. Ok. Coltello a lui niente, quindi aspetta. Andiamo, magari possiamo, proviamo. Proviamo, sì. O su di lui, dai. 458. Parecchio danno. Sempre la vita bianca. Ok. Comunque la spara. Aspetta, abilità. Eco fendente facciamo. Sì. Ottimo. Adesso oh, sono duri tutti e due. Allora, vediamo. Usiamo la spada. No. No, il coltello su di lui. Lascia sull'altro. Intanto ancora la difesa. Oh, la vita è gialla la sua. Aspetta, possiamo... Facciamo così, danza del leone, incrementiamo l'attacco. A chi? Facciamo... Facciamo Tyrion, va. Ok. Sì, dai. Lui invece distilliamo quasi quasi. Dose elevata, no, dose ridotta. Aspetta, ripristiniamo spirito. Ripristiniamo spirito combattivo. Ah, fiore di olivo. Ne abbiamo uno, non va. Non funziona. Effetti sconosciuti. Devo prendere qualcosa che curi la vita. Proviamo a fare questo. Composto dagli effetti destabilizzanti. Ah, ma su di noi però. Destabilizzanti in che senso? Scusa, cioè. Boh, proviamo. Magari a quello che ha più vita, cioè. Olberi. Ora è. Ah, gli ha recuperato. Ah, ci ha guarito, vabbè. Ok. Ok, allora. Sì, facciamo così. Facciamo magari eco fendente, dai. Ok. Ok. Primrose è quasi morta. Allora facciamo... Scusa, dov'è? Erba matta. Ok. Allora lui ha potenziato... Abbiamo potenziato il suo attacco. Quindi... Ma sì. Ok. Poi... Ah no, non ho più... Chiamo lui. Alfin, aspetta, proviamo la lancia. No.
Tiron e Alfi hanno poca vita. Vita fuffante, ruba. Infligge danni da fuoco. Allora aspetta, dopo tocca Primrose. Allora facciamo così. Incendio, dai. Proviamo. È debole al fuoco. Adesso oggetto. Nettare curativo su Tyrion. Ok. E distilliamo. Oppure no, oggetto, nettare curativo. Ok, meglio così. Ok, adesso usiamo l'incendio potenziato. Ok. Poi lui al massimo. Direi primo soccorso. È vero che anche primo soccorso. Abbiamo ghiacciolo però. Su la guardia. Ma non è debole al ghiaccio però. Allora lei, diciamo che ci curiamo, va. Ok. E il nostro Olberic. Primrose. Ah, iniziamo l'attacco. Sì. Mamma mia. Ok, Alfin. No, attacchiamo e basta, dai. Questo è quasi morto, quindi magari insistiamo su di lui. Vediamo. Ok. Ancora vivo. Attacchiamo lui. Oh, finalmente, perfetto. Facciamo vita. 1000 lance. Ma non è debole. Non so se è debole alla lancia, non penso. Vediamo. Forse l'avevo già usata. Tutto a vuoto. Tutto a vuoto. No, non è debole alla lancia. Ci ho provato. Allora, fa vedere, no, la vita, siamo più o meno a posto. Attacchiamo normalmente. Prendiamo la spada. Attacchiamo. Ok. Sempre da nome bianco, quindi aspettiamo un po' che aumentiamo. Ecco, Tyrion una potenza 3. Potrei usare incendio. Alfin a potenza 1. Ancora Tyrion. Attacchiamo così. Oh. Olderic. Si potenza sulla difensiva per ridurre i danni e proteggere gli alleati dagli attacchi fisici. Dai, facciamolo. Ok. Andiamo normalmente. Ok. Allora, sì, attacchiamo normalmente per un po'. Allora, Alfin ha potenza 4. Ghiacciolo, dai. Ah, è debole al ghiaccio lui. Ok, fuoco e ghiaccio. Perfetto. Tyrion potenza 2. Ma se io faccio ruba,
Vediamo. Melagrana energetica rubata. Va bene. Ok. Ok. Beh, vediamo cosa abbiamo. Aspetta, giusto per cambiare un po'. Ah, ripristina i PP di un alleato. Ah, sarà punti potenza. Potrei. Ah, di uno però. Ok. Ok. Non ho oggetti che fanno danno. Sì che ho, ce li ho. Pietranima del fuoco, direi. Saltello alleggiato in punta di piedi, pronto a schivare qualsiasi attacco. Passato alla fase 2, tipo. Eh sì, vedi, ha la vita gialla adesso. Allora. Vediamo così. È vuoto. Schiva qualsiasi attacco, ha detto. Ma anche gli oggetti, fa vedere. Pietranima del fuoco. No, vedi, gli oggetti no. Assume la postura da combattimento classica. Porca che bordata. Terion ha 4 di vita. Aspetta, allora, oggetto. Direi che è il momento. Ok, recuperiamo tutta la vita. Distilliamo. Dose elevata di composto medico. Foschia. Tutti gli alleati ripristinano PV. Ah, a saperlo non usavo prima. Nulla tutte le alterazioni di stato. Aspetta. Ma è l'unica cosa. No, è vero, ci abbiamo anche l'erba matta. Ora è. Ah, non di tanto, però ci ha curato, Vabbè. Primrose, potenza 3. Proviamo a usare le tenebre. No, non è debole le tenebre, però fa un bel danno. Ecco, ok. Anche lui evoca rinforzi, allora no, tanto vale continuare a insistere su di lui. Olberica potenza 4. Mettiamo la difesa. Ok. Attacchiamo. Primrose. Sì. Alfin. Primo soccorso su noi stessi. O su sì. Ok. Olberic. Funziona. Ah no, ok. Olberic. Facciamogli usare un oggetto. Pietranima del vento, c'è la polvere velenosa. Come friggergli veleno? Non ha funzionato. Aspetta. No, attacchiamo normalmente. Ah, primrose a terra, ma non importa perché noi ci abbiamo la magica oliva della vita. Voilà. Ok. Adesso. Ma lasciali, fa poco. Ma fa niente, va. Terion ha potenza massima. Qua abbiamo incendio. Incendio, dai. Ok. Poi attacchiamo. Sì. Con Alfin attacchiamo. E Olberic pure. Ok.
Allora. Sì. Primrosa 2 di potenza. Attacchiamo sempre lui. Ok, so a 3. Vai, attacchiamo lui. Okay. Poi distilliamo polvere lenitiva. Facciamo erba matta, dai. Ok, che sei di poco. Ah, adesso schivi qualsiasi attacco, Sotto. Allora, ti mando contro pietranima. Cioè, no, del ghiaccio non ce l'abbiamo. Proviamo quella del tuono, vediamo. Core democrazia. Ah, è debole ai fulmini, eh. Ok, adesso è normale. Potenza massima. Incendio. No, no, attacco, attacco, dai. Ah no, aveva la spada, che stupido, l'avevo cambiato, forse, non mi sono reso conto. Vabbè, ci pensa Primrose, dai. Okay. Alfin, primo soccorso su Olberi. Ok. Ma no, vedi, adesso c'è il coltello. Vabbè, teniamo il coltello. Potenza 0 un po' con tutti. Attacchiamo normalmente. Porca vacca, non fa sto attacco. Siamo di nuovo. Poca vita. No, qua mi serve. Aspetta. Ok, facciamo il fiore curioso, dai. Oreo. Ok. Adesso attacchiamo. Olberic. No. Usiamo soltezza. Un eco fendente normale, dai. Ok. Adesso con Primrose attacchiamo normalmente. Vai, l'abbiamo stordito. Con Terio attacchiamo. Andiamo a livello 3. Difesa a livello 3. Allora aspetto. Aspetto e attacco questo, dai. Ah, pensavo di stordirlo e invece no. Fa niente. Usiamo qualche oggetto. Facciamo pietranima della tenebra. 400, è andato. Vai. Allora adesso vai. Ok. Vai, tutto su di lui. Vai, vai. Oh, ottimo. Mamma mia, è stato impegnativo però. Livello 13, Alfin, Terion, livello 9. Nella gara energetica oliva della vita. Yarimasuna. Sei in gamba anche in battaglia, grazie anche agli alleati. Quanto pare ti avevo sottovalutato, hai capito il maggiordomo. Siamo in due in tal caso. Hai imparato a combattere al corso per maggiordomi? Spero che continui a dubitare della mia professione. A questo punto. Una spadaccina. E la mia vittoria non ha valore alle mie parole, immagino. Nani? La tua vittoria? Cosa? Sono udeva. Ippashi no tozoku nara gozonji desho?
Un ladro che si rispetti riconoscerà quella fascia. Quale fascia? Zainin no ude wa betsume orokamono no ude wa. Il marchio del galeotto o il bracciale del gonzo, come lo definiscono alcuni. Nusumi o shikujitta manuke ni tsukerareru kutsujoku no akashi. La prova inconfutabile di un errore umiliante. Hazuse, ima sugu ni da. Toglimelo subito. Hazushimasen yo, kantan ni wa. Purtroppo non posso. Touke no takara o nerau youna udejiman dakara koso, sono udewa wa hijou ni kouka ga aru. L'ho serrato al tuo braccio per un motivo preciso. Nusumi o shikujitta manuke no akashi. Udewa o mirareru tabi sou omowareru. Chiunque lo veda saprà del tuo fallimento di oggi. Al diavolo. Cioè, mentre combattevamo. Anata no hokori ga yurusanai hazu desu. Torihiki suru ni wa juubun na zairyou de shou? Tuttavia, immagino che il tuo orgoglio ti impedisca di mostrarti in giro con un simbolo di sconfitta. Proprio da qui possiamo iniziare a contrattare. Torihiki da to. Contrattare? Touke ni nusumi ni haitta koto. Lei è penetrato in casa mia senza autorizzazione, ma posso ancora soprassedere sui suoi crimini. Dare da. Magnifico, abbiamo compagnia. Go'aisatsu ga okuremashita. Mi perdoni se non mi sono fatta annunciare. Watashi wa Reibasuke no toushu, Cordelia Reibas to moushimasu. Mi chiamo Cordelia Ravus, sono la signora del casato. Sono ojousama ga touzoku o wana ni kakete, ittai nani o takurande iru nda? Complimenti ai vostri datori interni, hanno il gusto in quanto a trappole. Sono... moushiwake gozaimasen. Mi permetta di spiegarle. Jitsuwa, anata ga neratta sono houseki wa, ryuseki toyu, touke no kahou nano desu. Il tesoro che lei ambiva a sottrarmi è composto da cimeli di famiglia noti come dragoniti. Ryuseki? Ma non mi dica. Hai. Touke ni wa daidai, yotsu no ryuseki ga kahou toshite tsutaerarete kimashita. Le dragoniti hanno accompagnato i Ravus per generazioni. Yotsu? Dragoniti. Koko ni wa hitotsu shika nai ga. Io ne vedo solo una. Mancano le altre tre. Hai. Esatto. Un tempo erano di più. Ma qualcuno le ha rubate approfittando del caos originato dalla morte dei miei genitori. Fortunatamente Heathcourt è riuscito a recuperare la pietra di zaffiro. Sorede. Nakeru hanashi rashii ga ore ni wa kankei nai koto da. Una devozione commovente. Questa è la parte in cui dovrei mettermi a piangere? Desu kara kankei aru you ni sasete itadakimashita. Credo di aver capito cosa vogliono, però come preferisci, ma solo dopo che avrai compreso il tuo ruolo in questa vicenda. Nokori 3 no ryuseki o torimodoshitara ude o hazushite sashiagemashou. Se riuscirai a recuperare le tre pietre mancanti, rimuoveremo la fascia dal tuo braccio, infatti. Era questo il piano, quindi, sì. Gomenasai. Sodemo shinakireba, nokori no ryuseki wa. Esatto, ma deve capire che non avevo altra scelta. Taishita tama da. Anta mo, ojousama mo. In effetti è un'idea astuta, chiedere a un ladro di catturarne un altro. Sono yona wana ni kakaru hou ga warui. Touzoku no sekai de wa sou dewa arimasen ka? Chi finisce in trappola pianga se stesso. È un vecchio adagio dei criminali, giusto? Ma sono tori da. Sì, proprio così. Zuibun to kuwashii yo da ga.
Per essere un maggiordomo, se mi saperne parecchio su noi furfanti, Sono hanashi wa izure mata. Sore de... Non vorrei annoiarti con la mia storia, soprattutto ora che incombono questioni più importanti. Shikyukete itadakemasu ka? Moshi torishiki ni oujinai no nara... Accetti quindi la proposta della signorina Ravus, giovane ladro, perché se rifiuterai... Teniamo a vita il bracciale. Non intendo rifiutare. Eccellente, spero di cuore che il tuo viaggio abbia successo. Sì, ma è possibile che sto bracciale non si può togliere in alcun modo. Vabbè. Oh, yeah, okay. Ah, sì. Sei tornato. Ippai ogotte morao ka. Sake no sakana ni naru hanashi o motte kita. E ho una storia da raccontare, come promesso, in cambio di un bicchiere, magari. Moushiwake arimasen. Mi dispiace, ma non commercio in chiacchiere. Hiskoto ni irai sare, ore o yashiki ni shinobikomu you ni shimuketa. Torno ora da Villa Ravus, dove ho avuto l'enorme piacere di parlare con un tale Etcot. Tu lo conosci per caso? Direi di sì. Ti avevo consigliato di non andare. Allora, hai trovato quello che ti aspettavi? Ogori wa nihai ni shite morou ka. Ho trovato persino di più e ora ho una sete terribile. Mi serviranno almeno due bicchieri per togliermi di bocca questo saporaccio. E li avrai, Ok, quindi esci dalla città in direzione nord. Aspetta, ma... Abbiamo 6008... no, sì, qua è uguale, ovviamente. Vedere un attimo, vabbè, che tanto se adesso andiamo magari in una prossima cittadina, magari c'è qualcos'altro di meglio, Scudo tondo, sì. Infatti. Allora, sì, era tutto un piano per reclutare un ladro, praticamente, ed è capitato Therion. Ok, quindi vabbè, salviamo. Ok, e usciamo dalla città.